Salve a tutti! Oggi facciamo il video prodotti finiti del periodo. Vi mostro un po' di cosine che ho terminato in quest'ultimo periodo. Alcune cose mi sono piaciute, altre no, sono proprio bocciatissime, ma adesso ci arriviamo man mano. Allora, comincio a mostrarvi questo bagno doccia di Nani, scusatemi, Nani Bio. Sì, questo. Al Nîmes, questo qua l'avevo preso all'acqua e sapone qualche mese fa, infatti ve l'avevo mostrato nell'haul di acquisti acqua e sapone che vi linko qua sopra se non l'avete visto. Nulla, l'avevo preso così per curiosità perché erano 500 ml di prodotto, il prezzo era abbastanza conveniente, mi sembra di averlo pagato sui 2-3 euro. Pagato abbastanza poco, quindi ero curiosa tra l'altro di provare questo marchio che non conoscevo e l'ho voluto provare. Mi sono trovata bene, devo dire. Qui dice che è rinfrescante, in effetti un pochino lo è, devo dire. Mi è piaciuto parecchio utilizzato in questo periodo di gran caldo. Ha una profumazione abbastanza fresca, agrumata. Bella, sinceramente devo dire che mi è piaciuta. È un tipo di profumazione che vedo adatta appunto per l'estate, più che magari per l'autunno, per l'inverno. Quindi non so, non escludo che potrei eventualmente ricomprarlo l'estate prossima. Vediamo, insomma, è una possibilità. È sicuramente un bagno doccia con ottimo INCI. Non è certificato, no. Non è certificato, però comunque ha un ottimo INCI. Ovviamente l'ho controllato bene prima di comprarlo. È un ottimo prodotto, sono 500 ml per 12 mesi di PAO. Non so se riuscirò a mostrarvi l'INCI. Ci proviamo. Se lo mette a fuoco. È un prodotto con cui sinceramente mi sono trovata bene, quindi se non l'avete provato e vi trovate all'acqua e sapone, vi consiglio di provarlo. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, questo ve l'avevo già fatto vedere nei prodotti preferiti del periodo, è questo detergente viso delicato di Natura Equa. Io ho preso la variante per pelli normali e sensibili, ce ne sono altre due come vi dicevo in quel video, ve lo linko qua sopra nel caso non l'abbiate visto. Questo qui è all'acqua di tiglio, è piccino come vedete, sono solo 150 ml di prodotto, quindi va via abbastanza in fretta. 6 mesi di PAO, ma ripeto, va via molto prima. La particolarità di questo detergente, e forse la cosa che lo rende più delicato, è il fatto che non fa schiuma, ve lo dico. Quindi, se vi piacciono i detergenti soffici, tipo mousse, belli schiumosi, lui non vi piacerà perché non fa schiuma. Il discorso è questo: è un come consistenza è una via di mezzo tra una crema e un gel, diciamo, per capirci. È delicatissimo, lava bene, lascia il viso morbidissimo, anche un viso delicato come il mio, infatti qui dice che è specifico per pelli sensibili. Non lascia assolutamente la sensazione di pelle che tira, quindi secondo me è un prodotto ottimo. Tra l'altro questo formato è anche comodissimo eventualmente da portare in viaggio, quindi non so, non lo riacquisterò nell'immediato perché comunque voglio provare altro, però se mi dovesse capitare sicuramente lo riacquisterei perché mi è piaciuto veramente tanto. Altro prodotto con cui mi sono trovata bene è questo scrub viso di Nakomi. Allora, questo è uno scrub cremoso, nel senso che è appunto una crema che contiene al suo interno dei minuscoli, minuscoli granulini. È uno scrub molto delicato, avere lo strato più superficiale senza però andare ad aggredire e a seccare la pelle. Mi sono trovata, devo dire, abbastanza bene. Onestamente, da uno scrub mi aspetto che scrubbi un pochino di più. Questo è
molto delicato, forse un po' troppo delicato per i miei gusti. Però, ripeto, io vi sto parlando di quelli che sono i miei gusti personali. Il prodotto di per sé è buono, è ottimo, nulla da dire. Se vi piacciono degli scrub estremamente delicati, quasi delle cremine, questo fa al caso vostro. Se invece preferite qualcosa di un pochettino più scrubbante, ecco, forse vi conviene provare qualcos'altro. Un prodotto con cui non mi sono trovata bene, invece, è questo shampoo di Anthos. Miele, camomilla, calendula, eccetera. Sono 200 ml di prodotto per 6 mesi di PAO. Non mi sono trovata bene perché ho riscontrato in lui il problema che riscontro, ahimè, in molti shampoo, cioè che non lavano come piace a me. Nel senso che anche questo shampoo, così come altri che ne avevo provati in precedenza, non mi lasciava i capelli puliti a lungo. Tendeva ad appesantirmeli e tendeva a farmeli sporcare dopo un paio di giorni. E non è una cosa che accetto in uno shampoo perché comunque io per fortuna non ho un capello grasso, quindi uno shampoo che me li fa sporcare già dopo 2 giorni per me non va bene. Ecco, io mi aspetto qualcosa di più da uno shampoo, quindi purtroppo è un prodotto che devo bocciare, che sicuramente non riacquisterò. Un altro prodotto bocciato, bocciatissimo, purtroppo super super bocciato, è questa acqua micellare bio di Fior di Magnolia, con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. Sono 200 ml di prodotto per 12 mesi di PAO. Questa è certificata ICEA, come vedete, e l'ho presa all'MD, mi sembra, o all'Eurospin, all'Eurospin, scusate, all'Eurospin l'ho presa. Questa è la linea, diciamo, biologica dell'Eurospin. Io purtroppo quest'acqua micellare la devo bocciare, è stato un fallimento totale perché mi brucia da morire il viso. Finirla è stata uno strazio. Diciamo che il suo lavoro di struccante, diciamo, di portare via il trucco, lo fa anche, però mi brucia da pazzi gli occhi, quindi veramente una tortura usarla sugli occhi, e mi brucia da pazzi anche la pelle del viso. Quindi tutte le volte, tutte le sere che ho usato questo prodotto qua, e comunque sono state ovviamente parecchie sere perché 200 ml di acqua micellare non finiscono in una settimana. Dicevo, tutte le sere che ho usato questo prodotto ho avvertito sempre sulla pelle bruciore, irritazione, la pelle si arrossava per qualche secondo, poi per fortuna il rossore andava via, era un effetto transitorio, però ovviamente era una cosa molto molto sgradevole, quindi non so perché ci deve essere qualcosa nell'inci che mi ha fatto bruciare tantissimo la pelle. Io suppongo, però non lo so, suppongo l'alcol che è abbastanza in alto nell'inci. Costava poco, aveva un ottimo inci, però la resa pessima su di me, quindi bocciato. Della stessa linea avevo provato anche la crema mani. Questa qua, questa invece mi è piaciuta, stranamente mi è piaciuta, quindi si compensano le due cose. Qui sono 100 ml di prodotto per 12 mesi di PAO, anche qui certificazione ICEA, ripeto, la linea è tutta certificata, quindi tutti i prodotti di questa linea hanno la certificazione ICEA. È una crema mani con estratto di magnolia, rosa damascena e olio di argan. Questa crema mi è piaciuta molto perché secondo me è perfetta come crema da giorno per le mani ovviamente. Io la utilizzavo appunto durante la giornata oppure prima di uscire di casa e mi ci trovavo veramente bene perché me le lasciava abbastanza morbide, abbastanza nutrite senza ungerle. Una crema di facilissimo assorbimento, come piacciono a me le creme da giorno per le mani.
Quindi non di quelle creme che andavano massaggiate 2 ore, che poi lasciano comunque la patina un po' anticcia. Io non sopporto le creme così, proprio no. Cioè, al massimo le uso la sera, ma di giorno proprio non vanno bene perché non posso stare 2 ore con le mani così senza toccare nulla. Quindi ho bisogno di qualcosa che si assorba molto in fretta. Questa crema mi è piaciuta molto. Tra l'altro ha un costo irrisorio, l'ho pagata tipo sui 2 euro, nulla, proprio veramente nulla. Ottimo prezzo, ottima resa, un prodotto che potrei sinceramente riacquistare. Poi vi mostro, vabbè, al volo vi mostro quello che ormai conoscete a memoria, ovvero una Dolcilabbra di Alchemilla. Immancabile, non c'è un solo video mio prodotti finiti in cui non ci sia almeno una Dolcilabbra di Alchemilla. Questo è nella variante nocciotella, che secondo me è una delle più buone in assoluto, forse la più buona in assoluto, ma sicuramente una delle migliori. Ancora si sente, cioè top, veramente un profumo di nocciola barra Nutella, cioccolato. Eccezionale, proprio, mamma mia, goduria allo stato puro questo balsamo labbra, quindi vabbè, un prodotto che compro, ricompro, stracompro ogni volta. Non vi dico più nulla che già vi ho abbondantemente rotto su questo argomento degli addolcilabbra. Sempre labbra, ho terminato questo scrub labbra di Anthos. Allora, questo qua purtroppo non mi è piaciuto. Perché non scrubba, un po', diciamo, un po' lo stesso discorso dello scrub di Nakomi, è molto delicato, pure troppo per i miei gusti. Io preferisco qualcosa che scrubbi un pochino di più. Era una crema con all'interno alcuni minuscoli granuletti. Chissà se riesco ancora. No, non esce più. Vabbè, volevo farvela vedere, ma non se ne vede più nulla. Era una crema con alcuni minuscoli granuletti, però scrabbava molto poco e tra l'altro andava anche un po' a seccarmi le labbra. Io sinceramente mi trovo meglio con gli scrub, per labbra intendo, mi trovo meglio con gli scrub un po' più oleosi, tipo quello di Biofficina Toscana per capirci, che secondo me resta il migliore scrub labbra, almeno tra quelli che ho provato io. Perché è oleoso, un tantino però no, tantissimo, lascia quindi le labbra morbide, nutrite, non secche, però fa un bel lavoro di scrub perché comunque è pieno di granulini all'interno. Quindi quello secondo me è ottimo. In questo sinceramente non ho riscontrato una grande azione scrubbante, ripeto, mi seccava anche un po' le labbra, quindi. Mentre in quello lì riesco a non applicare il balsamo labbra dopo, qui dovevo applicarlo abbastanza in fretta, se no mi si spaccavano le labbra e insomma, no, non va bene. Ho terminato poi un altro shampoo mini, mini shampoo, bocciato anche questo qua. Lo so, io faccio una strage con gli shampoo, li boccio quasi tutti. Però che vi devo dire, c'è un brutto rapporto io con gli shampoo e con i deodoranti, infatti tra un po' ve ne boccio un altro anche di deodorante, non me ne vogliate. Allora, vi boccio purtroppo questo qua di Phytophilos o Phytophilos, non so come si dica, ahimè. Sono 50 ml di prodotto, infatti è andato via abbastanza in fretta. Perché lo boccio per lo stesso motivo dell'altro, purtroppo non mi lasciava i capelli puliti a lungo e me li faceva sporcare quasi subito. Tra l'altro, in aggiunta, a differenza dell'altro che almeno aveva una buona profumazione, questo qua aveva una profumazione che a me non è piaciuta per niente, bruttissima. È uno shampoo camomilla e rabarbaro, quindi in teoria doveva essere uno shampoo un po' riflessante per i capelli biondi o comunque chiari, perché la camomilla e il rabarbaro hanno un effetto schiarente. Però l'odore è terribile, questo odore di rabarbaro proprio mi faceva pensare appunto al liquore, al rabarbaro, quei liquori fortissimi. Mamma mia, no, cioè proprio
utilizzare questo coso qua sui capelli. Ho fatto veramente fatica, infatti poi cercavo di stemperare un po' quell'odore con il balsamo dopo, però continuavo a sentirmelo addosso e non mi piaceva per niente. Io non sopporto questa profumazione, non lo so, è soggettiva la cosa, magari a voi piace il rabarbaro, magari vi piace anche il liquore al rabarbaro, io odio i liquori, odio il rabarbaro, odio questa profumazione, quindi no. Poi, altro prodotto finito del periodo è questo contorno occhi, Argan e Argan delle Driadi. Questo l'avevo iniziato, non ricordo neanche quando, credo quest'autunno forse, proprio una vita fa, mi è durato 3 vite e mezzo questo contorno occhi. Perché sono 15 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, ma chiaramente di un contorno occhi se ne usa una punta, quindi mi è durato veramente tanto. Io mi sono trovata bene, devo dire, mi è piaciuto. Questo qui l'ho utilizzato per un periodo solo di sera, di giorno ne usavo un altro. Poi, quando sinceramente mi ero anche un po' stufata e lo volevo smaltire, ho cominciato ad usarlo sia la mattina che la sera, per cercare di finirlo più in fretta e sinceramente ha avuto un'ottima resa sia di giorno che di sera, perché era abbastanza nutriente per la sera, quindi comunque poi mi lasciava tutta la notte, agiva, la mattina mi svegliavo col contorno occhi disteso. Ma devo dire che anche di giorno mi sono trovata bene perché non era di quei contorni occhi un po' unticci che bisogna far assorbire molto bene. Che bisogna, diciamo, aspettare che si asciughino un bel po' prima di potersi truccare. No, applicavo lui la mattina, mi truccavo dopo una decina di minuti, quindi insomma una cosa molto, molto comoda. Tra l'altro, ottima la profumazione, a me piace moltissimo la profumazione di questi prodotti delle Driadi, di questa linea che vende il Tigotà, almeno da me ce l'ha il Tigotà, non so da voi dove si trovi. Quindi è un prodotto che potrei ricomprare, non ricomprerò perché comunque voglio provare altro, però mi sono trovata bene, mi sento assolutamente di consigliarvelo. Poi ho terminato un prodotto, qua vado veloce, questo siero di Clean Organics, il siero Jeunesse. Questo qua ve ne avevo parlato nel video, mi sembra, preferiti del periodo, preferiti dell'estate, una cosa del genere. Ora no, non ricordo, lo vado a ricercare bene, poi ve lo linko qua sopra. Mi sono trovata benissimo, ve lo dicevo già in quel video, non vi dico nulla perché praticamente ve l'ho già recensito lì, quindi per qualsiasi considerazione vi rimando a quel video, però sappiate che è un promosso, strapromosso per quanto mi riguarda. Ho finito, poi stiamo arrivando alla fine, questa maschera fresca di Lush, La Vena Poetica. Questa ve l'avevo mostrata nel video haul di acquisti in Slovenia, Croazia. Ovviamente questa qui l'ho presa in Italia, l'ho presa nella tappa italiana che ho fatto a Padova, quindi l'ho preso a Lush di Padova. Mi sono trovata molto bene, infatti è una maschera che sicuramente riacquisterò. Sono molto contenta di questo perché ne avevo provata in precedenza un'altra, la Marinella, di cui vi avevo già parlato, con cui purtroppo non mi ero trovata bene perché mi faceva arrossare il viso. Questa qua invece è delicatissima, quindi scrubba, però assolutamente scrubba, nutre il viso, non lo secca, non lo fa tirare, non lo arrossa, quindi per me è una maschera ottima. Tra l'altro aveva una profumazione che ancora si sente un pochino, ottima, veramente eccezionale. Quindi sicuramente riacquisterò questo prodotto quando mi capiterà di trovarmi in un negozio Lush. Io purtroppo non ho Lush nella mia città, però è un prodotto strapromosso. Mi conservo anche il barattolo perché, per chi non lo sapesse, riportando indietro 5 di questi barattolini in un negozio Lush, qualsiasi, in qualsiasi punto vendita d'Italia, si ha diritto ad una maschera fresca in omaggio. Questo è già il terzo che ho, quindi se ne riesco a collezionare altri due, avrò in omaggio una maschera fresca, quindi
ora lo colleziono, non lo butto, lo tengo da parte. Ultimo prodotto finito del periodo, ve l'avevo promesso che avrei bocciato un deodorante, potevo non mantenere la promessa, ve lo boccio subito. No, vabbè. Questo deodorante di Fito Relax Sensitive, io ho preso nella variante Sensitive alla rosa centifolia. Allora, dal punto di vista dell'inci, nulla da dire, è certificato IGEA, vegan ok, senza alcol, sali d'alluminio e parabeni. L'inci è ottimo, è un deodorante spray. Perché lo boccio? Per due motivi. Primo motivo, non funge su di me, nel senso che, vabbè, io l'ho utilizzato anche d'estate, però non mi teneva più di un paio d'ore, quindi. Non può andare, insomma, un deodorante che ti tiene 2 ore. No. Ora, non dico quelle pubblicità dei deodoranti fino a 48 ore di freschezza. Sì, vabbè. Però 2 ore, no. Proprio non può andare. Per cui, insomma, onestamente, sono sempre alla ricerca di un deodorante che abbia un'efficacia maggiore. Sinceramente ne ho provati altri che non mi coprono 24 ore, però sicuramente mi lasciano protetta molto più a lungo. Questo qui non va assolutamente bene. Secondo motivo per cui lo boccio è la profumazione. Allora, è terribile, veramente. Io l'avevo presa carica di buone speranze, no? Alla rosa, sarà carina, sarà delicata. No. Allora, non pensate alla profumazione tipo acqua di rose Roberts, no, non ha niente a che vedere con quella. È una profumazione che io definisco di rosa da cimitero, cioè veramente non si può sentire, sembrano quei fiori. Avete presente quando andate al cimitero e si sente quell'odore di fiori marciti? Quell'odore lì, cioè non si può proprio sentire, veramente brutto, proprio quell'odore di rose marce. Lo so che fa un po' schifo detto così, però a me fa pensare a quello, veramente bruttissima, quindi come profumazione, non so, magari a saperlo avrei provato o quella fresca o quella neutra, almeno non aveva questo odore qui. Però vabbè, ripeto, efficacia nulla, odore da cimitero, per cui mi dispiace, ma non ci siamo. Bene, ragazze e ragazzi, questi erano i miei prodotti finiti del periodo. Lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti, se vi siete trovati bene, se magari a voi sono piaciuti o se vi siete trovati male con qualche prodotto che invece a me è piaciuto, perché io non mi stanco mai di ripeterlo, siamo sempre nel campo dell'opinabile e del soggettivo, ovviamente. Non è che le mie recensioni, le mie opinioni siano oro colato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. E io vi ringrazio per averlo visto e vi do appuntamento al prossimo se vi va. Ciao!